Professor Rocco Di Stefano, lei è un professore universitario, si occupa di enologia e di vini e qualche anno fa il consorzio dell'Asti le ha chiesto diciamo così, vagliare, di occuparsi di questo progetto, di un prodotto, di un Asti non dolce. Ecco, lei si ricorda esattamente che cosa le hanno chiesto la prima volta che le hanno presentato questo progetto? In realtà tutto iniziò quando fu organizzata nella sala di Isola, dove c'è anche il Certo. laboratorio, una degustazione di asti, di prototipi di asti secco. Ecco. E in quell'occasione ho visto che c'erano dei problemi, perché è difficile fare con un moscato coltivato nella zona DOC del Piemonte. Un moscato secco, per il fatto che questo prodotto acquista dei sapori amari difficilmente eliminabili. Le soluzioni delle aziende non erano adeguate. E allora ho iniziato a lavorare con i tecnici del consorzio, soprattutto quelli che sono nel laboratorio di Isola, e in poco tempo, diciamo, forse è stata fortuna, forse è stata chissà che cosa, però abbiamo risolto il problema dell'amaro, cioè in modo molto semplice, e con questa soluzione, che poi abbiamo esteso anche a tutti gli altri vini volendo, Certo. abbiamo risolto il problema dell'amaro, cioè abbiamo prodotto un moscato secco, cioè secco significa alla fine della fermentazione alcolica, senza più sapori amari. Con quel prodotto poteva essere fatto qualsiasi tipo di moscato, sia l'asti secco che un asti brut, un paddo 6, qualsiasi cosa, perché il Certo. sapore amaro non c'era più. La soluzione, dico, non era una soluzione chimica, era una soluzione del tutto naturale. Ecco, possiamo, senza entrare nei particolari troppo tecnici, professore, ma dire qual è stata, diciamo così, si può parlare di uovo di Colombo da questo punto di vista? È stato. Effettivamente sì, perché in un primo tempo questa soluzione era stata adottata per raggiungere un obiettivo, questo dell'eliminazione dell'amaro, partendo da ipotesi che poi non si sono rivelate corrette, però il metodo funzionava. Mi ero dimenticato che nel lontano 2000, con i miei collaboratori dell'Istituto per l'Enologia, avevamo fatto dei lavori e questi lavori dimostravano che era possibile ottenere questi risultati. Se ci avessi pensato prima, forse invece di impiegarci un mese, ci avrei impiegato 15 giorni per trovare la soluzione. Diciamo, la soluzione era molto, molto, molto Semplice. semplice. Molto semplice. Con questa tecnica noi riusciamo a eliminare totalmente questi sapori amari in modo del tutto naturale, utilizzando i lieviti stessi che avevano condotto la fermentazione alcolica. Ecco, quindi un Capito? metodo naturale, professore. Naturale. Cioè i lieviti, non c'è aggiunta di niente, c'è soltanto sfruttare la capacità dei lieviti di cedere delle sostanze che bloccano il sapore amaro. Tutto Quindi lei però ci racconta qual è stato la sua prima idea di quando le hanno detto: guarda, facciamo una cosa dal moscato dolce, un vino secco. Si può fare, cioè. Anche c'è un, voglio dire, un cambio anche di mentalità da questo punto di vista, anche per un tecnico come lei. Certo, c'era, diciamo che veniva cambiato tutto, diciamo tutto nel senso che le tecniche tradizionali, il modo di pensare tradizionale veniva completamente stravolto. Certo. Questa tecnica, che non sto a descrivere perché è È tecnica, molto proprio tecnica. tecnica, consente assolutamente di intervenire in tempi brevi sui vini, rendendoli più importanti, più longevi e più fini, con un gusto più complesso in bocca. Ma per raggiungere questi obiettivi è necessario scrollarsi alcune
diciamo, incrostazioni dovute alla vecchia enologia. Si tratta di una nuova enologia che poi non è tanto nuova, perché in Francia in modo molto diverso veniva e viene praticata, con risultati quelli che noi vediamo sul mercato. Certo, quindi dal suo punto di vista, ecco, non è stato solamente una innovazione tecnica, ma è una innovazione tecnica che può riflettersi anche da un punto di vista commerciale, usiamo una brutta parola, industriale. Certo, certo, perché il processo è un processo industriale, in fin dei conti. Certo. È un processo che può essere divulgato, perché effettivamente porta a introdurre nell'enologia moderna un fattore di naturalità che spesso deriva a mancare. Cioè la conoscenza dei processi biochimici, di tutto quello che avviene nella materia prima, cioè nell'uva e poi durante la fermentazione, e questa conoscenza porta a conseguire questi risultati. Cioè, diciamo che molto spesso per ottenere dei risultati bisogna intervenire in modo pesante sull'uva e sul vino. Ecco, questa tecnica consente di ottenere risultati migliori evitando interventi estranei. Senta, ma questo apre un altro scenario, professore. In questa maniera quella che lei chiama enologia moderna può quindi interpretare questo progetto Asti Secco quasi come una chiave di volta per aprire nuovi scenari, no? Anche per altri vini. È così, professore? Certo. Diciamo che questa tecnica l'abbiamo utilizzata per altri vini aromatici e non aromatici, con risultati sempre brillanti. Ed è ancora tutta da scoprire, perché i tecnici non la conoscono bene, né io l'ho divulgata adeguatamente. Ho capito. Quindi, essendo ormai in pensione, cioè non partecipo a convegni, a congressi, per cui è in questa situazione che si divulga una tecnica, però diciamo che comincia ad avere molto spazio. In questo senso, quindi, l'Asti Secco ha fatto da apripista, diciamo così, su questa tecnica. Diciamo che tutto è iniziato dall'Asti Secco. A dire il vero, tutto è iniziato nel 2000, quando abbiamo fatto questo lavoro di ricerca. Certo. Che è passato del tutto inosservato, eppure è stato pubblicato su una rivista tedesca, su Vitis. Invece, per cui è andato nei canali internazionali, e molte cose che vengono scritte, che vengono divulgate anche, non vengono capite. Ma non vengono capite nemmeno dagli autori, perché non le avevo capite nemmeno io, le ho capite dopo, quando ho cercato di esaminare gli effetti di questa tecnica, cioè di spiegare perché questa tecnica funzionava. Allora mi sono reso conto, e stranamente sono andato a cercare nei miei lavori e ho trovato questo lavoro dimenticato, perché naturalmente era un lavoro di ricerca pura, che forse non avrebbe avuto importanza in pratica, invece era quello che dava la spiegazione. Quindi l'Asti Secco parte anche da una ricerca dimenticata e riscoperta, professore. Certo. Possiamo dire proprio così. Torniamo all'Asti Secco da un punto di vista estremamente sensoriale, se mi permette, se ci permette, professore. Poi lei l'ha assaggiato e che cosa ne pensa? Che cosa ne ha pensato e che cosa ne pensa? Sì, diciamo che abbiamo lottato abbastanza per superare certe resistenze da parte dei produttori, che non avevano perfettamente capito lo spirito di questo prodotto. Secondo me ancora bisogna agire, abbassando il contenuto in zuccheri, perché sulla scia dell'Asti molto spesso ci si dimentica che questo è un prodotto secco. Diverso. Cioè, non è un prodotto dolce. Certo. Per cui bisogna lavorare, divulgarlo e comportarsi nel riguardo di questo prodotto in modo totalmente diverso dall'Asti dolce, che è un prodotto totalmente diverso dall'Asti secco. Per cui non si può immaginare di sentire gli stessi aromi dell'Asti dolce, perché gli zuccheri diminuiscono la solubilità degli aromi e il gas che si sviluppa rende gli aromi più percepibili. Nell'Asti Secco, essendoci più alcol, naturalmente gli aromi vengono percepiti, gli aromi di moscato vengono percepiti meno,
però è sempre un po' traumatico, si sente in bocca, si sente allodorato. Per cui... Certo, quindi il suo consiglio da tecnico è meno residuo zuccherino sull'asti secco, sull'asti non dolce? Non si può perché ci sono dei limiti, certo, di legge, per cui diciamo che ci dovrebbe essere un successivo sviluppo per abbassare, per chiamarlo in modo diverso e abbassare il contenuto di zuccheri, per renderlo più facilmente bevibile come aperitivo. Certo, certo. Questo potrebbe essere il discrimine. È importante per questo prodotto, altrimenti diciamo, i produttori si lasciano prendere la mano spesso dall'asti dolce e fanno un prodotto intermedio, ma questo non è un prodotto intermedio, è un altro prodotto, è un'altra cosa. Certo. Deriva sempre dal moscato, dall'uva moscato, ma dal punto di vista del prodotto è un'altra cosa. Questo va bevuto come aperitivo, non col dolce. Certo. Professore, per chiudere, un suo augurio all'asti non dolce, all'asti secco, qual è? Un suo augurio non solamente da uomo di scienza, ma anche da consumatore. Qual è? Io spero che i produttori capiscano che questo è un prodotto importante, che può risolvere molti problemi della zona, che può diciamo sostituire la parte di prodotto dolce che ad esempio per cause particolari il mercato non dovesse più accettare. E gli sviluppi futuri sono molto chiari, cioè si passa ad un prodotto come asti metodo classico, certo, ma asti naturalmente non dolce, metodo classico, certo, è possibile, forse addirittura più facile che produrre l'asti secco, produrre un prodotto, quindi un asti non dolce, metodo classico che sulla scia anche dei produttori spagnoli che ci hanno insegnato che si possono produrre molti milioni di bottiglie col metodo, sì, classico, sì, anche questo prodotto direi che può avere uno spazio importante. Grazie. Sì.